nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Abbiamo appena cantato tutta la terra canti a Dio. E anche noi oggi siamo qua per cantare, per lodare questo Dio che è risorto, questo Dio che è vivo, questo Dio che è presente nella mia, nella tua vita. E accorgersi di questa presenza di Dio è sempre la cosa più bella, per cui noi veniamo qui ogni domenica a celebrare l'Eucarestia, proprio per ricordarci che c'è Dio vivo, che c'è un Dio presente che mi sta amando e che si sta prendendo cura di me. E vogliamo anche chiedere perdono al Signore per quelle volte che non ci accorgiamo di questa salvezza che Dio ha già donato alla mia esistenza. Tu che rimproveri e correggi quelli che ami, Kyrie eleison. Tu che ci sottoponi al giudizio della tua croce che è la misericordia, Kyrie eleison. Tu che susciti in noi il desiderio del bene, Kyrie eleison. Dio, Padre, onnipotente nell'amore, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Pace in terra, amati dal Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. In questo giorno che ci raduna attorno all'altare, donaci, o Padre, di celebrare con coscienza pura i misteri della nostra libertà e della nostra salvezza. Rinnova ancora una volta l'animo nostro e serba certa in noi la riconquistata speranza di ereditare la vita eterna. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Leggi nel nome del Signore. Lettura del profeta Isaia. Così dice il Signore Dio: radunatevi e venite, avvicinatevi tutti insieme,
superstiti delle nazioni. Non comprendono quelli che portano un loro idolo di legno e pregano un Dio che non può salvare. Raccontate, presentate le prove, consigliatevi pure insieme. Chi ha fatto sentire ciò che da molto tempo e chi l'ha raccontato fin da allora? Non sono forse io il Signore? Fuori di me non c'è altro Dio. Un Dio giusto e salvatore non c'è all'infuori di me. Volgetevi a me e sarete salvi, voi tutti i confini della terra, perché io sono Dio, non ce n'è altri. Lo giuro su me stesso. Dalla mia bocca esce la giustizia, una parola che non torna indietro. Davanti a me si piegherà ogni ginocchio, per me giurerà ogni lingua. Parola di Dio. Rendiamo grazie. Te la mia lode nella grande assemblea, scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli. I poveri mangeranno e saranno saziati, loderanno il Signore quanti lo cercano, il vostro cuore viva per sempre. Ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra. Davanti a te si prostreranno tutte le famiglie dei popoli, perché del Signore è il regno, è Lui che domina sui popoli. E io vivrò per Lui, lo servirò alla mia discendenza. Si parlerà del Signore alla generazione che viene, annunceranno la sua giustizia, al popolo che nascerà diranno: ecco l'opera del Signore. Beneditemi, Padre. Leggi nel nome del Signore. Lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, so soltanto questo: dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la meta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù in Cristo Gesù. Tutti noi che siamo perfetti dobbiamo avere questi sentimenti. Se in qualche cosa pensate diversamente, Dio vi illuminerà anche su questo. Intanto, dal punto a cui siamo arrivati, insieme procediamo. Fratelli, fatevi insieme miei imitatori e guardate quelli che si comportano secondo l'esempio che avete in noi, perché molti, ve l'ho già detto più volte e ora con le lacrime agli occhi ve lo ripeto, si comportano da nemici della croce di Cristo. La loro sorte finale sarà la perdizione, il ventre è il loro Dio. Si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi e non pensano che alle cose della terra. La nostra cittadinanza infatti è nei cieli e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che gli ha di sottomettere a sé tutte le cose. Perciò, fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona, rimanete in questo modo saldi nel Signore, carissimi. Parola di Dio. Rendiamo grazie. Alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Matteo. Il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli a separare i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero: sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba diventa discepolo del regno dei cieli. È simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Parola del Signore. Vediamo che oggi le letture ci invitano a riflettere, a pregare, a celebrare questa situazione che non è proprio semplice, però cerchiamo di tirare a casa almeno due pensieri sensati, che è quello del... La domanda di fondo è questo: ma chi è che viene salvato? Chi si salva? Chi può sperimentare questa salvezza che per ciascuno di noi è vita eterna? Questa è la domanda di fondo che le tre letture ce l'avevano come cercare così insieme una risposta. Io andrei sul semplice, partiamo dalla prima lettura, dal libro del profeta Isaia, dove vediamo che c'è una differenza tra l'idolo e Dio. Noi abbiamo questa tendenza, noi esseri umani, a crearci degli idoli. Siamo dei fabbricatori seriali di idoli, che può essere: io la penso così, a me piace questa cosa, io guai se mi cambiano le cose. Ecco, ci sono tanti idoli che non sono per forza gli idoli, come diceva Isaia, di legno. O meglio, gli idoli possono essere dentro le nostre teste di legno. Perché l'idolo nasce dall'immagine che io ho dentro di me di Dio. Ed è importante forse farsi questa domanda: ma io che immagine ho di Dio? Che penso io di Dio? Chi è per me Dio? Perché se capisci che l'immagine che hai dentro tu diventa talmente assolutizzata, diventa talmente forte, che di fronte al vero Dio tu sfasi, vuol dire che quell'immagine che ti sei fatta era un idolo e non l'incontro con il vero Dio. E Isaia ci aiuta a porre attenzione: chi sperimenta la salvezza? Chi incontra il vero Dio e non l'immagine di Dio che si è fatto nella propria testa di legno? Allora, andiamo a cogliere cosa combina un idolo. E poi sperimenteremo che l'idolo, che è la mia immagine di Dio che io ho nella testa, ha da toccare, e possiamo vedere se coincide con l'esperienza dell'incontro con Dio, quello vero. L'immagine di Dio ha, o meglio l'idolo, che quindi la mia immagine che io ho nella testa, ha questo procedimento: mi faccio un'immagine, mi prostro a questa immagine e ne divento schiavo. Se non ci credete, andate a vedere Esodo capitolo 20 e troverete la risposta. Quindi, questo passaggio: se io mi creo un'immagine e questa immagine diventa talmente assolutizzata dentro di me e guai se mi viene scardinata, io mi prostro, ovvero che ogni cosa la sacrifico per mantenere quell'immagine di Dio che io mi sono fatto e mi sacrifico. Quanti sacrifici umani per immagini sbagliate di Dio? Quanti sacrifici umani esistono ancora per un'immagine sbagliata di Dio?
ci si prostra e addirittura si diventa schiavi, di modo tale che ogni volta che uno parla va a cercare e ascolta quella parola per confermare la propria immagine. Ah, ecco, quello la pensa come me, quindi è quella vera. E tu vai avanti a cercare chi la pensa come te, come si fa su Facebook, come si fa su Instagram. Tu, chi è che ti segui su Instagram, su Facebook? Non tutti, ma solo quelli che la pensano come te. E quindi noi dentro di noi abbiamo un'immagine, e quell'immagine noi cerchiamo sempre di confermarla, e coloro che non la confermano diciamo: no, questo è fuori di testa, questo non mi piace, appunto, pollice in giù, questa la pensa come me, pollice in su. E noi andiamo avanti a vivere tra pollice in su, pollice in giù, pollice in su, pollice in giù. Se qualcuno mi guarda estraniato, cosa vuol dire pollice su, pollice in giù? Guardate su Facebook e si capisce benissimo. E allora noi andiamo avanti a dire: questo la pensa come me, ok, questo non la pensa come me, fuori. E se Dio non la pensasse come te? E se Dio non corrisponde al tuo pollice su? E te ne costruisci uno secondo dei criteri per cui per te è a pollice in su? E allora stiamo attenti, perché se noi ci creiamo un'immagine falsa e non andiamo incontro a quello vero, rischiamo di esserne schiavi e non venirne fuori mai più. O meglio, se lo incontriamo poi quello vero, ci scardina tutto. Allora, una prova per dire: questo è un idolo, questo non lo è, e quindi è il vero Dio. Il vero, l'idolo, se è crearsi un'immagine a cui mi prostro e di cui ne divento schiavo, e cui io sacrifico tutte le mie energie per conservarlo, è un Dio dove a lui devo sacrificare la vita. L'idolo è quella cosa a cui io devo sacrificare la vita. No, devo fare dei sacrifici, devo fare questa roba qua, devo fare questo, devo fare quest'altro. E quindi sei dentro questo devo che ti sacrifica la vita e te la sfascia completamente. Invece il vero Dio agisce in un modo completamente differente. E Isaia lo chiama il vero Dio. Fuori di me non c'è altro Dio, dice, un Dio giusto e salvatore. Non c'è all'infuori di me. Io sono Dio, non ce n'è un altro. E qual è la differenza tra l'idolo e Dio? Che l'idolo ti chiede la vita e di sacrificare la vita per lui. Invece il vero Dio, sapete che cosa fa? È lui che sacrifica la vita per me e diventa il mio salvatore. Tu dell'idolo diventi schiavo. Invece il vero Dio è il mio salvatore, mi apre la mente, mi apre il cuore, non mi restringe la mente e la visuale, ma me la allarga completamente. È proprio l'opposto. L'idolo ti chiede di sacrificare, di fare delle cose per lui. Dio ti dice: io mi sono sacrificato per te, perché io ti amo e io creo una relazione con te. Io ti ho già salvato. Io sono già morto in croce per te. Non ti devi salvare, perché io ti ho già salvato. Io ho dato tutto per te. All'idolo devi dare tutto, ma il vero Dio dà tutto per te, per me. È completamente l'opposto. Per quello che io sono contento di questo Dio, sono contento di Gesù Cristo, perché mi ama, ma non perché sono bravo e intelligente, tanto è vero che non sono né bravo né intelligente, ma semplicemente mi ama così come sono, e amandomi così come sono, io sono contento, sono felice, perché non mi chiede nulla in cambio. Lui mi ha detto: Francesco, io ti amo e do la vita per te, e io sono contento che Dio, l'Onnipotente, il Creatore del cielo e della terra, ha dato la vita per me. Tu sei convinto di questa cosa, che l'ha fatto anche per te? Dio non ti chiede nulla, ti ha dato tutto.
E noi cosa possiamo fare? Tu puoi semplicemente aprire il tuo cuore e dire: Signore, se sei veramente il mio Salvatore e mi hai fatto sperimentare la salvezza qui, ora, adesso, non quando sarei morto, quando non ci sarò più, nell'aldilà. No, io sono già stato salvato adesso. Non devo attendere l'aldilà per sperimentare la salvezza, perché io non credo a un Dio che mi salva di là. Io credo a Gesù Cristo perché io ho sperimentato che mi ha già salvato adesso. Io ho le prove in mano che Gesù Cristo mi ha già salvato adesso. E l'ho sperimentato nella mia vita che Gesù Cristo mi ha già salvato adesso. Perché io a uno che mi dice ti salverò non mi fido. E gliel'ho detto: se tu mi salverai soltanto dopo, io di te non mi fido, non do fede. Se io mi devo fidare di te, devi dimostrarmelo adesso. E Gesù Cristo mi ha dimostrato adesso che io sono già salvato, che io sono già amato, che Lui mi ha liberato e che Lui è il mio Salvatore. E di fronte a un Dio che si presenta così nella mia vita e mi ha sconquassato tutti gli idoli e le mie immagini di Dio, allora, e così chiudo, è questo. Perché molti, ve l'ho già detto più volte, dice San Paolo, con le lacrime agli occhi ve lo ripeto, si comportano da nemici della croce di Cristo. La loro sorte finale sarà la perdizione. Che cos'è la perdizione? Essere nemico della croce di Cristo. Cosa vuol dire essere nemico della croce di Cristo? Non lasciarsi amare come Dio desidera amarti. È ovvio che se non ti lasci amare come Dio ha desiderato di amarti, non puoi che essere nella perdizione e nella disperazione. Perché se non sperimenti che lì sulla croce Dio ti ha amato, ma ne diventi nemico della croce, ovvero la vedi semplicemente come fine, conclusione, fallimento, dolore, ma non come la pienezza d'amore, allora sì che diventi nemico della croce. Essere amico della croce vuol dire riconoscere il compimento dell'amore che Cristo ha per me. E quindi, se io sono amico della croce, sono lì perché questo Dio possa amarmi come Lui desidera, ovvero con tutto se stesso. Il vero Dio dà la vita per me e mi ha salvato. L'idolo no. L'immagine di un Dio diverso da questo non mi dà la vita, ma mi dice cosa devo fare e che mi chiederà solo sacrificio. Invece il mio Dio, Gesù Cristo, sulla croce si è sperimentato come un Dio che semplicemente mi ha detto: stai qui, lasciati amare da un amore così, e sperimenterai che la salvezza non è una cosa futura, ma è una cosa che è già iniziato, che cominci a gustare. E per quello che allora, come il Salmo, possiamo dire: da te è la mia lode nella grande assemblea, loderanno il Signore quelli che lo cercano. Certo, non può che essere la lode e la gioia quando sai di essere amato, di essere già stato salvato, di essere già stato perdonato, e che non mi resta che dire: Signore, continua ad amarmi, Signore, continua a perdonarmi, Signore, io vengo qua perché tu possa fare tutto quello che desideri, perché io non voglio essere nemico della croce, ma amico, per lasciarmi amare, sconvolgere e conoscere sempre di più questo amore che ha dato tutto per me. L'idolo mi schiaccia, grazie Signore che mi hai liberato dai miei idoli, grazie Signore perché mi hai liberato dalle false immagini di Dio che avevo nella mia testa, che mi ero creato e che mi rendevano sicuro, e invece tu mi hai liberato donandomi un orizzonte più grande.
rivolgiamo al Signore le nostre intenzioni di preghiera. Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, Padre buono. Ascoltaci, Padre buono. Per la Chiesa, sia sempre una comunità lieta nella speranza, operosa nella carità e aperta al dialogo. Ti preghiamo. Ascoltaci, Padre buono. Per quanti vivono nella solitudine, nello smarrimento e nella delusione, attraverso la nostra vicinanza e concreta solidarietà, ritrovino dignità e speranza. Ti preghiamo. Ascoltaci, Padre buono. Per noi, nell'amore verso te e i fratelli, sappiamo essere testimoni credibili della tua misericordia. Ti preghiamo. Ascoltaci, Padre buono. Padre misericordioso e forte, tu non sei un Dio di disordine, ma di pace. Spegni nella Terra Santa e nel mondo l'odio, la violenza e la guerra, perché rifioriscano l'amore, la concordia e la pace. Preghiamo. Ascoltaci, Padre buono. Per Maria e Andrea, nel loro 60° anniversario di matrimonio, il Signore, per intercessione della Madonna Addolorata, riempia la loro vita di benedizioni insieme a tutti i loro cari. Per questo ti preghiamo. Ascoltaci, Padre buono. Concedi il dono dell'amore filiale, o Padre santo e buono, a chi ti supplica nell'umiltà e nella fede. Fa che i credenti ti esprimano una riconoscenza senza fine e cantino gioiosi la gloria della tua provvidenza, per Cristo nostro Signore. Scambiamoci il dono della pace. Diciamo insieme il credo apostolico. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Padre, fonte del vero amore e della pace, guarda benevolo le offerte e le preghiere dei tuoi figli,
Donaci di conservare sempre più radicato nel cuore e nella vita l'impegno di unione e di carità, significato da questa azione sacrificale per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo, a te Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Il Signore Gesù, da tutte le genti trasse un'unica chiesa e a lei misticamente si unì con amore sponsale. Questo mistero mirabile, raffigurato nel sacramento del corpo di Cristo, in questa celebrazione efficacemente si avvera. Con tutta la schiera degli angeli e dei santi, noi cantiamo a te, Padre, per questo prodigio di grazia ed eleviamo gioiosi l'inno di lode. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui veniva tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. La tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile resurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, oh Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Ambrogio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza, ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e le nostre sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con tutti voi. E con il tuo spirito. Comunione, con il tuo cuore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo.
Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
Preghiamo. O Padre forte ed eterno, che ci hai radunato oggi nel nome di Gesù a celebrare le lodi della tua azione di salvezza, fa che possiamo sperimentare nella gioia dell'amore fraterno, secondo la sua promessa, la permanente presenza tra noi del nostro Signore e Maestro, che vive e regna nei secoli dei secoli. Alcuni avvisi per la settimana: mercoledì prossimo, il 1° novembre, celebreremo la solennità di tutti i santi. Per le messe seguiremo l'orario domenicale, a partire dalla messa prefestiva di martedì sera alle ore 18. Nel pomeriggio del 1° novembre celebreremo i vespri dei defunti alle ore 14:45, per poi partecipare alle 15:30 alla preghiera in cimitero con le parrocchie della città. Il 2 novembre è la giornata dei defunti. Le messe in santuario saranno alle ore 7, 9 e 19. Venerdì 3 novembre è il primo venerdì del mese e il 4, primo sabato del mese, ed è anche la solennità di San Carlo Borromeo. Alle ore 9 la Santa Messa solenne, preceduta dal Rosario delle 8:30 con partenza all'ospedale. Sempre sabato prossimo, 4 novembre, alle ore 21 in santuario ci sarà il worship, la preghiera di adorazione e di lode guidata da Padre Francesco, che sarei io. Chiediamo allora la benedizione per questa settimana su di noi e su tutte le nostre famiglie. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio l'Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace. Buona domenica a tutti.